Ma chi lo avrebbe mai detto? Devi dare via centinaia di milioni di euro e qualcosa non funziona. Ma tu pensa a te. Chi lo avrebbe mai potuto dire? Non è che era già successo un click day di IMPS, no, vero? Non avevamo modo per poter dire «Oh, attento, qualcosa può andare poco bene». Non lo impareranno mai, ma questa volta invece vi racconterò di cosa è andato davvero davvero bene. Di un concetto importante, secondo me, che si chiama blame shifting, cioè spostare la colpa, e di come... no, non è per niente colpa di Speed. Io sono Matteo Flora e questo, beh, questo è Ciao Internet. E così è il momento del buono mobilità, questo meraviglioso buono rimborso, che poi il rimborso è diventato un buono eccetera eccetera, che viene dato per comprare o chi ha già comprato un veicolo elettrico. L'assegnazione viene fatta sulla base di un platform che ho a disposizione, un platform anche abbastanza sostanzioso, sono 200 e passa milioni di euro, e un platform di cui tra l'altro vediamo mano a mano abbassarsi sul sito web, lo vediamo subito, la quota che viene elargita, che viene aggiornata quasi in tempo reale, mano a mano che qualcuno fa richiede questo bonus. Quindi tutto bene, è ancora online il sito web. Partiamo dall'inizio, e per partire dall'inizio dobbiamo cercare su Google buono mobilità. Notate niente di strano? Guardate qual è il nome di dominio che viene registrato, il primo. Buono mobilità con l'accento. È quello corretto, no? Infatti se ci clicco finisco a quello corretto. No, già qui è una storia a parte. Qualcuno è stato così furbo che si è lasciato fregare il nome di dominio. Quello con la accentata è online da molto prima di quello vero che non ha la accentata. Potremmo parlare sul fatto di scegliere un nome che non potesse avere gli accentanti. Potremmo parlare del fatto che qualcuno doveva magari controllare non la sera prima, quando qualcuno si arrabbiava tantissimo, un po' di gente su Twitter. Ma non importa, già si sono lasciati fregare il dominio di riferimento. Solo questa notte uno è stato rispostato da una parte all'altra al dominio, ma va bene lo stesso. Addirittura potremmo anche parlare di come il sito del ministero per un po' ha linkato il sito sbagliato. Ma non è quello. In realtà è andato tutto abbastanza bene, ma sì, se non per un problema, blame shifting. È quel meccanismo in cui tu scarichi la tua responsabilità e scarichi la colpa su un altro. Partiamo dall'inizio. Innanzitutto è una coda. In che senso è una coda? Beh sì, per arrivare a connetterti, una volta che parti, non puoi compilare subito la richiesta, ma vieni spostato a una schermata in cui ti chiede di metterti in coda. Entri, dai un paio di dati, ma non ti stai ancora loggando. Qui è ancora prima di tutto questo, e lo vedremo perché è prima. E oggi alle 14.08 c'erano davanti a me 623.552 persone, che però sono andate molto 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 avanti, tant'è che alle 17.36 è arrivato il mio turno. È andato tutto bene? Tutti sono riusciti a connettersi? No, in realtà quello che è andato male è che nel frattempo è crollato il sistema di identificazione di Speed. Ma attenzione a non arrabbiarvi ancora con Speed. Prima dobbiamo dire una cosa. Come è nato tutto questo? Finalmente hanno imparato a fare siti web? No, si sono appoggiati su un servizio esterno. Il servizio esterno che gestisce queste code, che non è fatto da Sogei, si chiama QA8, cioè mettilo in coda. È un servizio americano, credo, con delle macchine tra l'altro in Europa, ho controllato, sono Amazon in Europa, ce ne sono ancora anche fuori dall'Europa, ma lasciamo perdere un secondo discorso privacy. Adesso QA ti fa una cosa interessante, cioè ti mette davanti quel gioco in cui tu dici quante persone puoi gestire in parallelo e prima di quel momento non si possono nemmeno loggare. Poi però arriva il tuo turno, è come è arrivato il mio turno qui alle 5:30 e ti devi loggare. E con che cosa ti loghi? Beh, ti loghi con Speed. E cosa succede? Beh, succede che questo è Sielte, uno dei fornitori, ci scusiamo per il disagio, l'alto numero di richieste attraverso Speed per ottenere il bonus mobilità ha causato un sovraccarico di dati, problema comune anche ad altri fornitori.
non è una cosa carina da fare in un comunicato, ma non importa, non voglio analizzare il comunicato in questo momento, voglio analizzare invece il cosa comune ad altri fornitori, ed è vero, perché anche lo speed di Poste, come tanti altri, sono venuti giù bellamente. E voi dite, allora, la colpa è tutto ha funzionato bene se non per speed. Parliamone perché io non sarei d'accordo a dire una cosa del genere. Devi erogare 200 milioni di euro e vorrei sapere chi ha avvisato e come i provider del fatto che ci sarebbe stato un assalto ai forni di queste dimensioni titaniche. Centinaia di migliaia di persone contemporaneamente, un uso che non è quello solito di speed, ma è di picco, e voglio sapere chi li ha avvisati, come, in che modo, quali sono stati i protocolli che sono stati attivati prima, perché ho come l'impressione che in realtà i fornitori si siano trovati semplicemente da un momento all'altro con 30 volte di più del loro carico normale. E no, non è normale il dover gestire un carico che è 10, 100, 1000 volte più ampio, perché io non posso pensare di allocare milioni di euro in più all'anno solo di infrastruttura per vedere se magari qualcuno arriva e mi fa 100 volte, 1000 volte, 1 milione di volte in più il traffico normale. Non ha senso. Quello che ha senso è che in occasioni come queste venga potenziato il servizio. Uno, bisogna vedere bene nei termini di servizio quali sono quelli per cui lo Stato, che ha dato la concessione a queste realtà di usare speed, ha gestito o meno queste fattispecie, queste cose strane. E l'altra, voglio capire davvero che cosa succede, perché facile dire dobbiamo esserci tutti assieme, difficile è invece il fatto di dire ok, siamo tutti, sono di più, però magari se devo versare 200 milioni di euro ne alloco un po' di più di risorse da dare a chi gestisce una parte del processo per starmi dietro, o anche solo mi assicuro prima che siano in grado di farlo andando a fare test, carico, eccetera. No, in questo caso io ho preso il sito iniziale, l'ho ancorato, gli ho messo davanti un servizio, eccetera, e ho scaricato la responsabilità su tutti gli altri, che vorrei davvero, davvero, davvero vedere quanto sono stati messi in grado di continuare a fare qualcosa come questo. E sono abbastanza convinto che il processo, nella sua interezza, sia stato gestito come normalmente gestiamo i processi e la digitalizzazione dei processi in Italia. Cioè prendo uno dei passi, uno dei passettini, se un processo ha 20 passi, prendo uno dei passettini e lo rendo informatico. Peccato che il passo prima e il passo dopo continuano a non essere informatici, continuano a non funzionare come prima, perché io guardo il mio orticello, le mie parti, le mie piccole quantità, le mie piccole porzioni di contenuto e guardo solo quelli. Del resto non mi interessa, e come diceva un amico un po' di tempo fa, se io ho una gara di cani, una gara di levrieri, se a due di questi do una Porsche, continuo ad avere una gara di levrieri, perché la Porsche non la sanno guidare e non possono guidarla, e nel frattempo non ci sta all'interno delle corsie per i cani. Non è che mettere il digitale in giro rende automaticamente tutto perfettamente ok, perfettamente a posto, perfettamente veloce. Un processo è fatto nella sua interezza dall'inizio alla fine, e tutti i soggetti del processo devono essere messi al corrente di quello che succede, essere pronti a passare i singoli passaggi e sapere cosa succede e come, in che modo e come risolvere eventuali problemi. È tutto qui il problema reale. Il problema reale è digitalizzazione del processo. Facile dire adesso, ah, è colpa di speed, speed non funziona. Voglio vedere voi. Facciamo così. Vengo da voi una sera a caso, senza che nessuno vi dica niente, dicendo che vengo con un amico, ma ne porto 100 di amici. Così, da niente. E poi mi lamento del fatto che voi non siete in grado di tenere la cena. È tutto qui, se ci pensi è tutto qui, non c'è nient'altro di cui parlare. Il processo dell'amministrazione è fatto da diverse realtà, a volte anche collaborazioni pubblico-privato, come nel caso di Speed. Lo Stato non ha un suo Speed e scarica questa cosa su delle concessioni, lo danno gratuitamente, non gratuitamente, non importa. Ora, questa parte è stata scaricata e quindi il sito è stato online. Perfetto, meraviglioso. Peccato che ci siamo dimenticati a monte di controllare
i domini, non i domini, di controllare quello che succedeva online prima di quello che io stavo facendo, non solo nel mio orticello, nel mio sitarello. Ci siamo dimenticati probabilmente di vedere dopo che cosa sarebbe successo e di capire il tutto. Abbiamo dato un servizio semplicemente per mettere le persone in coda. E qui lascio l'ultima cosa, poi giuro che finisco perché è lungo il video. Beh, abbiamo fatto fare ore di coda a delle persone per usare il digitale. In altre parole, abbiamo trasferito la coda dei vecchietti alle poste in digitale, lasciando le persone davanti al computer per ore ad aspettare un turno, dove in realtà non sono proprio sicuro che sarebbe stato nel 21esimo secolo il modo giusto per approcciare la cosa. Ma sono sempre le mie di opinioni, mica le vostre. Raccontatemi le vostre qui sotto, raccontatemi com'è andata. Raccontatemi le vostre esperienze qui sotto nei commenti, fate like, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti. Io sono Matteo Flora, arrivo dalla sicurezza ma vengo in pace. Nella vita di tutti i giorni aiuto le aziende e le persone a proteggere e a aumentare il proprio valore e la propria reputazione con le aziende che ho fondato. Qui invece, in Ciao Internet, vi parlo di algoritmi e regole che governano macchine domani per capire come la rete ci ha cambiato e come ci sta cambiando. E, come sempre anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato e state parati. Ciao.